Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio raccontarvi di quando ho fatto un gioco di magia a delle persone, tra cui era un ragazzo particolarmente antipatico che si fece spazio, prese le mie carte e iniziò a mescolare in questo modo. Poi prese circa metà mazzo e lo girò a faccia in alto. Ma non era ancora del tutto convinto, quindi riprese le carte in mano e iniziò a controllarle una per una. Poi fece quello che mai avrebbe dovuto fare, ovvero iniziò a mescolarle in questo modo, un po' di faccia, un po' di dorso. E continuò così fino a che non le mescolò proprio tutte, una per una. E mi disse anche: se sei un mago, dimostramelo. Io gli dissi: beh, con le carte combinate in questo modo non è che si possa fare granché. Però mi venne un'idea e quindi feci un taglio e uscì lasso di cuori. Ma qui pensavo fosse solo fortuna. Però iniziò a ricredersi quando al secondo taglio uscì lasso di picche. E iniziò a stupirsi quando al terzo taglio uscì lasso di quadri. Però iniziò a ridere quando alla quarta volta tagliai al 5 di fiori. Gli dissi: beh, non ridere perché questa è la mia carta fortunata. Infatti, vi basta contare 5 da qui e arriverò all'ultimo asso. 1, 2, 3, 4, 5. E uscì lasso di fiori. Adesso gli mostrai anche che le carte che lui prima aveva mescolato un po' di faccia e un po' di dorso erano tornate tutte di dorso. A questo punto, un'altra spettatrice mi chiese di farle vedere un gioco con i 4 assi. Sinceramente mi prese un po' alla sprovvista, ma mi venne un'idea, quindi presi i 4 assi, li misi di lato e gli chiesi di dirmi stop in un punto qualsiasi. E mi fermò proprio qui, sul 3 di picche. Presi la carta e la posai in quest'altro mazzetto. Poi ripresi i 4 assi e li girai uno per uno, per mostrargli. Dopodiché provai a prendere l'anima della carta scelta e portarla dove prima c'erano i 4 assi. Poi provai a prendere l'anima dei 4 assi per portarla dove prima c'era la carta scelta.